fatto davvero molto piacere intervenire, purtroppo con così tanti impegni non me lo consentiranno. L'occasione mi è comunque gradita per esprimere tutta la piena condivisione e il mio apprezzamento per l'iniziativa, rivolta in particolare ai bambini e al loro rapporto con il cibo, che sono certa costituirà un'occasione significativa per sottolineare l'importanza di un modello educativo fondamentale nell'infanzia, quale quello dell'educazione alimentare. Il diritto ad un'alimentazione adeguata rientra tra i diritti inalienabili dei cittadini. Questo principio, che ai giorni nostri può sembrare scontato, è stato sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Oggi gli stili di vita sono enormemente diversi rispetto al passato e paradossalmente proprio il benessere alimentare può rappresentare una minaccia. Il ritmo frenetico, l'aumento delle famiglie monoparentali e delle donne che lavorano hanno determinato cambiamenti nella preparazione del cibo e nelle abitudini dei consumi. Tutti siamo consapevoli di quanto nelle società sviluppate il modello di consumo alimentare dominante sia quello imperniato sul soddisfacimento oltre la soglia del proprio fabbisogno nutrizionale. Tutto questo ha ripercussioni negative sull'alimentazione, soprattutto nei bambini che instaurano sin da piccoli un rapporto inadeguato col cibo e ciò è causa di obesità. Ritengo che occasioni come questa possano rappresentare un'iniziativa molto utile per diffondere la consapevolezza della grande rilevanza che uno stile di vita basato sull'equilibrio a tavola come nelle abitudini quotidiane può avere sulla qualità della nostra esistenza. Sono convinta infatti che la comunicazione costituisca un elemento privilegiato al riguardo in quanto strumento importante di conoscenza in grado di veicolare informazioni importanti anche attraverso messaggi semplici. Rinnovando pertanto i miei auguri per una buona riuscita dell'evento, colgo l'occasione per inviare più cordiali saluti. Quindi noi ringraziamo Beatrice, la nostra ministro, che comunque molto carinamente non ci ha inviato il solito telegrammino con le scuse, ma insomma vuol dire che è molto attenta e vicina a queste problematiche. Noi abbiamo qui al tavolo Luigi Tirelli, il nostro moderatore, al quale passerei subito la parola. Grazie. Grazie io. Da quando è entrato nella scena politica Silvio Berlusconi si usa che si tiene il microfono in mano, a me piace di più normalmente parlare col microfono statico, comunque proviamo a fare come fanno i cantanti col microfono in mano. Allora, grazie a tutti voi per essere presenti e grazie soprattutto a Sara Iannone per questa buona opportunità che insieme con la sua Alba del Terzo Millennio ha promosso e che cade in un momento molto opportuno, perché domani ci sarà l'Expo, la giornata mondiale dell'alimentazione. Sapete che questo è il tema del nostro convegno, è uno dei temi fondamentali al centro dell'Expo di Milano ed è uno dei punti fondamentali della Carta di Milano, che già è stata sottoscritta da centinaia e centinaia di migliaia di persone, e fra l'altro cade in una giornata come quella di oggi che segna la grande manifestazione alla Camera dei Deputati per il 60° dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite, e con la visita del segretario generale delle Nazioni Unite e una delle agenzie, come sapete tutti bene, cruciali delle Nazioni Unite è la FAO, che segue proprio le questioni dell'alimentazione e sovrintende a temi come quello del nostro convegno, nutrirsi meglio
e nutrirsi tutti. Noi è un convegno dell'impero che è iniziato con coffee break un po' troppo generoso, perché c'erano degli ottimi pasticcini, si rischia che siano il miglior avvio sulla strada dell'obesità tardiva invece che dell'obesità infantile, perché erano un po' troppo buoni e generosi quei pasticcini per un convegno che deve mettere in guardia sui rischi dell'obesità, però vabbè, erano adeguati alla sede e alla caratura dei partecipanti. Da qua in poi vedremo di essere più adeguati al tono di understatement alimentare che deve caratterizzare un convegno di questo tipo. Abbiamo dei relatori, come sapete, molto prestigiosi che rappresentano i vari aspetti dello scibile medico e scientifico in questo campo, non solo medico e scientifico, ma direi anche istituzionale e sociologico. Io direi di dare l'avvio a questo punto ai nostri lavori,